secondo atteggiamento che mi sembra da segnalare, l'ho intitolato così: essere a proprio agio nella storia. Noi viviamo nella terre ambrosiane, viviamo cioè in un luogo in cui, adesso è chiaro, la storia è sempre stata complicata, drammatica, talvolta per secoli i nostri territori sono stati luogo di transizione di eserciti, di giochi politici complicati, e quindi non è che diciamo siamo stati i più bravi e gli altri devono imparare solo da noi. Cioè qui da noi, se si legge un po' la storia, c'è dentro di tutto, no? Il bene, il male, è tutto quanto, ecco. Però mi pare che leggendola, almeno la storia recente, quella che forse anche a memoria d'uomo, no? Noi possiamo ricostruire attraverso le memorie dei nostri nonni, dei nostri predecessori, anche come vescovi, come preti, ecco, io ho trovato questa formula che mi sembra pertinente, ecco, cioè i nostri nonni, i nostri padri si sono trovati nella storia come gente che era a proprio agio di fronte alle cose da fare, di fronte alle situazioni. I nostri nonni hanno fatto delle guerre, quindi, cioè, voi capite, se si rilegge qualche pagina uno si dice: ma com'è stato possibile? Cose terribili. Però ecco, a me sembra che lo spirito ambrosiano, se posso azzardare questa visione un po' sintetica, è lo spirito di chi dice: noi affrontiamo la situazione, ecco. E quindi i momenti che abbiamo vissuto ci hanno insegnato che si può far fronte, che si può rimboccarsi le maniche e vedere cosa si deve fare. In questa terra si è sperimentata l'intraprendenza, la creatività, si sono vissute con queste caratteristiche con costanza e saggezza, e si è visto che alcuni problemi si possono risolvere e che i talenti si possono impegnare, che le risorse si possono trovare e che si può sentire la capacità di far fronte. E si è sperimentata naturalmente anche l'avidità, la prepotenza, la grettezza, la presunzione, però si è sperimentato anche che queste forme di protagonismo, diciamo, avido e diciamo prepotente, ha poi vita breve, che spesso anche grandi patrimoni crescono, si ingigantiscono, diventano pervasivi, e poi, come quella statua coi piedi d'argilla, a un certo punto crolla tutto, va in fallimento, si rivelano magagne da tutte le parti. E invece una conduzione più sobria, più avveduta, meno avida dell'azienda, dell'iniziativa, della comunità, dura più a lungo, promette frutti più a distanza. Ecco, appunto, noi comprendiamo che stiamo vivendo una storia un po' speciale, come tutti i tempi della storia sono state speciali. Quindi la nostra Chiesa cambia anche se non lo vogliamo, cambia perché cambia il mondo, cambia perché cambiano i cristiani, cambia perché la missione non è mai una diciamo ricetta da applicare, ma deve sempre confrontarsi con la situazione, con gli interlocutori e con le insidie. E noi in questa storia forse possiamo continuare ad essere a proprio agio,
forse possiamo continuare a dire, ecco, siamo qui, non abbiamo mica la presunzione di avere in mano il mondo, però neanche il complesso di essere insignificanti e emarginati. Noi continuiamo a confidare in Dio. Ecco, questo si deve vedere con evidenza, che il nostro trovarci a proprio agio, a nostro agio nella storia, non dipende da una presunzione, ma da un realismo con cui noi confidiamo in Dio e abbiamo la consapevolezza di avere ricevuto dei talenti da trafficare. In questo cambiamento è chiaro che si mettono insieme alcune impazienze e alcune resistenze, che ciascuno di noi ha un suo modo un po' specifico di reagire di fronte al cambiamento. Eppure a me sembra che abbiamo dei motivi per dire sì, va bene, insomma, c'è qualcuno più coraggioso, qualcuno più timoroso, e noi non è che diciamo allora i più bravi sono questi o sono quelli. E però ecco, è qui che il convergere in una comunione, l'avere la tolleranza per stili e mentalità diverse, e nello stesso tempo sinceramente da parte di tutti cercare di essere una chiesa che cammina, non un'iniziativa o un gruppo o una persona. Ecco, quindi ciascuno facendo valere quegli aspetti che lo stimolano, che vede, o di cui ha paura, di cui vede anche i limiti, no? Quindi ciascuno, ecco, per questo che abbiamo gli organismi per consultarci, per questo abbiamo riflettuto sulle dinamiche sinodali, perché è legittimo avere idee diverse, è legittimo, magari anche stimolati dai contesti diversi in cui si vive, intuire percorsi promettenti o temere pericoli più minacciosi. Però ecco, il convergere, la franchezza del confronto, la capacità di dare fiducia gli uni agli altri, sapendo che è lo stesso spirito che parla in te con la profezia e in lui con il magistero, che parla in te con la prudenza e in quell'altro con l'audacia e con la radicalità e con l'equilibrio. Ecco che tutte queste parole contengono in sé una potenzialità di rivelazione di quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Allora la stima vicendevole, la capacità di ascolto, la tolleranza per una pluriformità di reazioni diventano efficaci se alla fine si dice sì, però è una Chiesa che cammina. Ecco, noi siamo a proprio agio, a nostro agio nella storia, quindi come ha fatto Sant'Ambrogio, come ha fatto San Carlo, come hanno fatto i vescovi, i santi di questo, del secolo passato e di questo secolo, cioè mettendosi dentro, prendendo iniziative, sbagliando alcune scelte e indovinandone altre, però di fatto mi pare che questo dire siamo dentro, ecco, non siamo gente che dice allora ritiriamoci in qualche angolino in cui riusciamo a realizzare le nostre cose. Ecco, quindi mi pare che noi dobbiamo dare questo tono di positiva assunzione del cambiamento come nostra responsabilità e non come una sorta di diciamo destino da subire, oppure di chiamata a correre in solitaria perché gli altri non ci capiscono. A proprio agio si trovano nella storia quelli che i problemi li chiamano sfide, quelli che le difficoltà le chiamano prove, quelle che le emergenze le chiamano appelli, quelle che le situazioni le chiamano occasioni. Ecco, un modo di affrontare
il cambiamento inevitabile e ovviamente così evidente, ecco, come un contesto adatto per la missione che ci è stata affidata, a proprio agio nella storia. Ecco, l'assunzione dell'umanità da parte del Verbo di Dio mi pare che dà questo messaggio. Ireneo in modo particolare, no, ha sottolineato questo quasi abituarsi dello spirito a stare nell'umanità grazie all'umanità di Gesù, come per dire anche lo spirito di Dio si è abituato a vivere tra gli uomini. E quindi assumere la storia umana di Gesù, la sua percorrere la terra, come un modello da seguire. Ecco, questi 30 anni circa vissuti a Nazareth dal Verbo che si è fatto carne, credo che sia un mistero da contemplare continuamente, come hanno fatto tanti santi, come è una spiritualità di tante anche istituzioni, organizzazioni, istituti religiosi che vivono quello che chiamano lo spirito di Nazareth. Ecco, 30 anni sui 30 e rotti che Gesù ha vissuto sono stati vissuti in una famiglia, lavorando in una bottega, per quello che ne possiamo sapere, in una maniera così normale che quando Gesù ha cominciato il suo ministero i suoi compaesani, quindi quelli che presumibilmente lo vedevano tutti i giorni, si sono stupiti, hanno detto: ma da dove mai gli viene questa sapienza? Come per dire, è un ragazzo come tutti, è un giovanotto come tutti, è un uomo ormai maturo come tutti. Ecco, questo per dire che il Figlio di Dio si è trovato a proprio agio nella storia. E così anche quando è cominciato il ministero pubblico, noi leggendo i Vangeli abbiamo questa idea di un uomo che è Signore, ecco, che non è stupito delle ostilità, che non è esaltato dal successo, che un uomo che è padrone un po' di se stesso e si fida di Dio e dice le parole di Dio, sa che queste parole alcune suscitano entusiasmo, altre suscitano ostilità, però ecco lui sembra uno che va avanti tranquillo, non è che è chiaro che si scandalizza del fatto di essere rifiutato, insomma, beh, quello è inutile che adesso stia qui a descriverlo, però ecco, mi pare che la personalità, l'umanità di Gesù, che è l'umanità del Verbo di Dio, ha molto da istruirci su questo essere a proprio agio nella storia. E qui ecco, vorrei dire forse i misteri della luce, no? I misteri che aiutano a contemplare con lo sguardo di Maria i gesti del ministero pubblico di Gesù, possono essere un aiuto per edificarci ed edificare il popolo cristiano, perché viva il proprio essere nella storia come una condizione di cui farsi carico con responsabilità piuttosto che condizione per lamentarsi, per deprimersi, per tirarsi in disparte, per sognare un altrove idealizzato. Ecco, quindi a proprio agio nella storia. E noi abbiamo questa umile persuasione che possiamo farcela, che possiamo far fronte, che non creeremo il paradiso in terra, questo non ce l'ha mai detto nessuno, e chi l'ha voluto creare ha creato più disastri di quelli che ha risolto, però ecco, si può vivere su questa terra una vita da figli di Dio, con tutta la dignità e con tutta la solidarietà che questa appartenenza al Signore
semina nella vicenda storica in cui lo Spirito Santo si è abituato a trovarsi bene, ecco, diciamo così.